Ciò che si è temuto è accaduto. Più volte, anche al microfono del videogiornale di Teleacras, l'associazione ambientalista Mare Amico di Claudio Lombardo e il comitato La Voce di San Leone di Peppe Vita hanno lanciato l'allarme erosione della spiaggia a San Leone, al Viale delle Dune, a danno non solo della battigia e della strada, ma anche della pista ciclabile, una delle opere più dissennate e scriteriate che siano mai state compiute ad Agrigento. Ebbene, la mareggiata in corso a San Leone ha provocato il cedimento di una parte dell'obbrobrio pista ciclabile, che è rovinata a ridosso del chiosco Oceano Mare, già a rischio affondamento nel mare. Lo stesso tratto di pista alcuni giorni addietro è stato prudenzialmente transennato e inibito al transito, in previsione che si verificasse ciò che si è infatti verificato sul posto che, come il videogiornale ha documentato altrettante volte, è stato teatro di sopralluoghi da parte di politici, tecnici comunali e chi più ne ha più ne metta, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Ascoltiamo lo stesso Peppe Vita in occasione dell'inizio dei sopralluoghi tecnici avviati tempestivamente subito dopo il tramonto. E allora possiamo anche dire cronaca di una morte annunciata, possiamo dire che purtroppo da Cassandre, che è un ruolo che non avremmo mai voluto rivestire, lo avevamo detto come l'avevano detto tutti quelli che frequentano San Leone, che la amano, che ci lavorano. San Leone in uno stato di abbandono assoluto, di mancanza di attenzione da parte di chi l'amministra, vive e subisce da anni sulla sua pelle un fenomeno erosivo che, andando avanti, è arrivato a, ahimè, a cominciare a procurare i primi seri danni alle infrastrutture, per fortuna non alle persone, ma ci è mancato davvero poco. Non più tardi di un mese fa ci siamo resi conto che c'era questa, che il mare era arrivato a scalzare la spalla della strada, abbiamo avvertito i tecnici comunali che, devo dire, sono intervenuti in maniera tempestiva e molto efficace. È stato tolto un palo della luce su nostra segnalazione che rischiava di crollare, per fortuna, perché altrimenti oggi sarebbe cascato in strada o all'interno del locale. Purtroppo i tecnici, quando poi hanno chiesto le coperture finanziarie, serviva anche poca roba, con 5.000-6.000 euro si poteva anche mettere su una soluzione tampone che sarebbe certamente servita ad evitare questo tipo di danni, si sono sentiti allargare le braccia. O soldi non ce ne sono, se ci sono non possiamo spenderli, non è una situazione di somma urgenza, gli è stato detto dai responsabili della Protezione Civile, perché non c'è pericolo per le persone, c'è il pericolo delle persone se c'è, si transenna e cessa il pericolo. Questo è stato detto anche a me. Davanti a queste cose diciamo basta una volta per tutte, davanti a queste cose veramente siamo arrivati a un punto di non ritorno. Questa città non può continuare ad essere amministrata in questa maniera, è una città che è arrivata a raschiare il fondo del barile della dignità, veramente, siamo arrivati ai minimi termini. A questo punto non è un posto che si può lasciare in mano a un'amministrazione commissariale che, con tutta la buona volontà, però non conoscendo i problemi e non avendo soltanto questo compito, può affrontarli nella maniera decisa, seria. Questa città ha bisogno di un grande atto di amore, ha bisogno di grande forza, ha bisogno di qualcuno che dica basta. Siamo arrivati, siamo veramente arrivati.